Salve per i canali di YouTube di Federico Galterio, siamo in un evento, già altre interviste abbiamo realizzato, in occasione di una serata dedicata al barbecue e consumazione di vari piatti, soprattutto carne chianina e marchigiana anche, ma ci sono altre specialità, tra cui la pizza. Ecco, per la pizza abbiamo un maestro, il quale già del mondo. Adesso ce lo spiega meglio, già abbiamo intervistato in occasione di una ristorazione didattica serale all'alberghiero di Formia, proprio perché presentava la pizza. Ora in questa serata siamo invece a Fumone, provincia di Latina, siamo in collina e ci ha presentato appunto vari tipi di pizza. Che pizza ci ha presentato? Abbiamo presentato i fiori di zucca con alici, le nostre terre. Poi ci ha presentato una solida pizza margherita doc, poi abbiamo presentato una funghi con pachino, sempre prodotti nostri. Abbiamo presentato altri tipi di pizze farcite tradizionali. E qual è la pizza più preferita dal cliente? La pizza preferita dal cliente è la pachino, bufala e basilico. Pizza italiana. Lei dove lavora in effetti prepara Io questa pizza? Io lavoro a Frosinone, centro storico. E quindi è negli fornelli per preparare pizza. La richiesta è quella a taglio, a tavolo, pizza, da asporto? Pizza tradizionale, pizza tonda. Che portano via da asporto? Portano da asporto e non fanno sul tavolo. Qua. E accompagnato da un buon vino? Quale consiglia? Se bianco, rosso? No, dipende la pizza, mettiamo una pizza più di zucca con acciughe, un po' di pachino, un cesanese doc delle nostre terre, poi abbiamo un vino bianco, possiamo aggiungere una margherita doc, semplice, un vino bianco, sempre da parte del cesanese. Quindi questa serata non è certo la serata solo della pizza, no? No, la conservazione di antipasti, conservazioni, assaggini, carne, tutti i tipi di carne. Abbiamo aggiunto una pizza del super campione del mondo. Ecco, questo ci tiene giustamente orgoglioso, certo, orgoglioso di aver partecipato a che gara, dove? Abbiamo partecipato alla gara a Roma con l'associazione UPTR, grazie al presidente Follier, Alfredo Follier. E altre occasioni mi sembra sono in previsione? Sì, ci sono altre occasioni, adesso ci sono un'altra volta i campionati del mondo del 5 e 6 ottobre, sembra a Palagavicchi, a Ciambino. Dunque partecipano veramente tutti da paesi siamo diversi? 450 pizzaioli di tutto il mondo. Naturalmente la pizza più che conquista è sempre quella italiana, sicuramente? Sempre italiana, è che noi insegniamo, ecco, come istruttori a chi può imparare, sia cinesi, giapponesi, marocchini, chi sia, e noi insegniamo a fare la pizza. Poi fate dei corsi di formazione? Poi dici, ce ne sono più bravi italiani, certo, insegniamo a noi. Certo. Quindi all'estero molti di italiani portano la pizza italiana, la tecnica pizza italiana, della pizza italiana. Quindi ecco, orgoglioso anche in questo senso, certo, anche perché il consumo è basso, no? La spesa è minima, quindi è alla portata di tutti. E la spesa è minima, alla portata di tutti all'estero. Purtroppo in Italia la spesa non è minima, è il doppio. Con le tasse che ci stanno oggi. Ah, ecco, certo, giusto, questo è il problema. All'estero si va benissimo, sono stato a Vienna a fare una serata di pizza da spettacolo, là si paga poco le tasse e si guadagna di più. Guadagna di più, certo. Poi purtroppo in Italia quello che è, paghi tutto, anche l'aria, anche l'ombra. Se sei tutta l'ombra la paghi. Ecco, bravo, sì.
Che volevo dire, lei quindi partecipando a questi incontri, diciamo di incontri di presentazione di pizza o di concorsi, lei si deve assentare dal suo posto di lavoro? Certo, io mi assento dal mio posto di lavoro, che faccio formazione in tutto il mondo, sono stato in Sardegna, Vienna, Berlino, Sicilia, Puglia, adesso Romania, si chiama Romania, Marocco, sto girando il mondo. Quindi lei in questo caso rappresenta l'Italia, ma in particolare qual è l'associazione? UPTR. Che ha sede a Ciampino? Ha la sede a Nettuno. Nettuno. Con il nostro maestro Alfredo Fallier. Bene, ecco, è importante, abbiamo chiarito, abbiamo fatto conoscere agli utenti, sono numerosi pure, eh? Il canale YouTube è abbastanza seguito e quindi ecco, basta cliccare, fumone, serata alla, dedicata alla gastronomia. Stasera è una grande villa qua a Fumone, ecco, certo. Una grande rappresentante e noi ci facciamo conoscere con la loro. Voi quindi portate ecco, dalla provincia di Latina, così noi ci siamo incontrati, certo. Ebbene vuol dire è richiesta la sua presenza, è importante. La mia presenza è richiesta a tutte le parti, perché io ho già tempo. Quel poco lì da cui ho, lo dedica anche a questa qua, esatto. Giusto? Bene, grazie, buona serata. Ma devo dire girare, per fare intervista.